Ben ritrovati cari amici, sono Francesco e oggi vi voglio parlare dei bulbi. Facciamo una piccola composizione con dei giacinti e poi vi darò qualche consiglio e un piccolo segreto. Allora, sicuramente troverete dei bulbi così nel suo contenitore, io vi consiglio di lasciarlo. Lo mettiamo col suo contenitore in modo da riempire la nostra ciotolina, così avete più possibilità di mettere l'acqua in maniera singolare. Li ricopriamo con del muschio, si trattiene anche un po' l'umidità. Ricordatevi che possono restare naturalmente all'esterno, acqua 2-3 volte a settimana e luce. I nostri bulbi possono stare quindi sia all'esterno che all'interno, in casa. Ecco la nostra piccola composizione. Una volta che i nostri fiori avranno finito la loro fioritura e quindi si presenteranno così, ecco, possiamo procedere a tagliarli a questa altezza. Eliminiamo tutto il terreno, comprese le piccole radici, in modo da ottenere un bulbo nudo così. Una volta che abbiamo pulito i nostri bulbi, per conservarli tutto l'inverno, possiamo utilizzare dei collant. Li mettiamo nei nostri collant, 2 o 3 bulbi per calza e la teniamo in un luogo fresco e asciutto. A fine inverno li trapianteremo nei nostri vasi e i nostri bulbi rifioriranno. Naturalmente, se avete dei bulbi in giardino o in terreno pieno, non c'è bisogno di fare questa operazione perché loro si riprodurranno in maniera naturale. Grazie a tutti, vi aspetto sempre domani nel nostro programma Noi con Voi e qui in negozio, in fioreria, Gioiello Flower in via Roma 19 e anche sui social. Grazie a tutti e a domani.